vado un attimo in terreno neutro, quasi neutro, e cioè il discorso sulle agenzie educative. Hanno parlato, e chi mi ha proceduto ha parlato di famiglia, io voglio far presente che c'è un'altra agenzia educativa, che è la scuola. Perché questo discorso importante, questo excursus velocissimo di un paio di minuti sulla scuola? Per il semplice fatto che la scuola è, essendo la seconda agenzia educativa che è istituzionalmente riconosciuta dalla nostra Costituzione, è esattamente un punto di attacco formidabile. Cioè io non attacco solo alla famiglia, se voglio fare quanto diceva prima la professoressa, non attacco solo alla famiglia, ma io attacco anche alla scuola. Allora mi è parso interessante andare a fare un parallelo fra l'attacco che c'è stato nel 68 proprio sulla scuola e l'attacco che c'è stato nel 2013, diciamo, del genere. Quindi la scuola e la famiglia vengono attaccate insieme, faremo proprio un parallelo. Però una riflessione che mi pare doverosa è il fatto di che cosa è la famiglia. Vuol dire, noi lo sappiamo, però è bene vederlo, è vederlo in modo stilizzato. La famiglia è una sorta di incrocio fra due assi, uno orizzontale e uno verticale. L'asse verticale è l'asse delle generazioni, quindi vedremo all'asse delle generazioni, vedremo la generazione degli anziani, la generazione degli adulti, la mia adesso in questo momento, la generazione dei giovani, dei nostri figli. Quindi questo è l'asse delle generazioni, quello che vedete come è rappresentato nella corte. L'altro asse orizzontale è l'asse dei generi, quindi la famiglia, diremo in sintesi, è un incrocio fra i generi e le generazioni. Quindi molto semplice per capire che se io voglio fare sferrare un attacco contro la famiglia, vado a buttare o uno dei tre punti delle generazioni o uno dei due punti che sono i generi. Perché dico questo? Perché nel 68 c'è stato un attacco proprio alle generazioni, cioè si è cercato di mettere le generazioni dei giovani contro la generazione degli adulti. Cosa si è detto? Si è detto vietato vietare, non dobbiamo fare modo che il padre sia il genitore del figlio, ma che diventi l'amico del figlio, che l'insegnante sia un pari dello studente. Tant'è vero che il 68 poi sulla mia scuola cosa ha portato? Anzi, pensavo che si vedesse. Allora rivediamo l'intervento del tecnico che è venuto prima. Vabbè, vado avanti, mi rassegno, io intanto a parlare così, a braccio senza problemi. Quindi abbiamo visto quali sono le due agenzie educative. La famiglia abbiamo visto come è strutturata, quindi se voglio portare un attacco alla famiglia devo andare a toccare questa. Abbiamo detto che l'attacco alle generazioni è stato fatto nel 68, è stata posta alla generazione, se voi ricordate poi, chi ha fatto questo in modo egregio fu Mao con la rivoluzione culturale, dove mise in cattedra gli studenti e fece scrivere gli insegnanti e lo stesso ribaltò la cosa nella famiglia. Se noi andiamo a prendere invece la questione della scuola, proviamo a pensare, è bellissimo poter dire questa cosa a Roma, tutti sanno come si dice madre in latino, anche se adesso è una parola che dovrebbe andare in disuso, comunque la parola è mater. E padre, pater. Allora vi siete mai chiesti che cos'è questa desinenza ter, di mater e pater? Che cos'è la desinenza ter? Ter intanto ci dobbiamo chiedere che cosa significa. Allora, significa terzo. Allora chi è il terzo fra la madre e il padre? È il figlio, chiaramente, non è l'amico di famiglia, è come qualcuno può pensare, no, non è così. Allora, fra la madre e il padre, il terzo è il figlio. Allora la madre e il padre, per il figlio, per insegnare al figlio, vogliono qualcuno che ne sappia di più. E la figlio di più è magis. Se io attacco la parola magis e attacco la desinenza terra, diventa magister. Ecco che il triangolo educativo padre, madre e magister, che è fenomenale perché vede legate queste tre realtà, direi
servizio alla figura, per esempio, pensate ai nostri ministri. La parola ministro deriva da minus eterno, diceva Sant'Agostino. Io sono ministro, cioè minus eterno, colui che è al servizio perché sta sotto, no? Magari fossero così i nostri ministri. Invece, proprio per parlare di ministri, qual è stato uno dei grossi problemi che ho girato con Gianfranco Amato? Uno dei grossi problemi è stato che sono stati parlati dei documenti sulla scuola, l'indottrinamento della scuola, grazie, l'indottrinamento della scuola, che non hanno tenuto assolutamente conto delle due agenzie educative. E questo è uno dei problemi grossi che comporta questa strategia che è utilizzata, non è un provvedimento del genere, ma possono introdurre qualsiasi strategia, ma non possono non discuterla col mondo della scuola, quindi con gli insegnanti e né tantomeno con le famiglie. Questo era quello che vi volevo far vedere prima, come organizzare. Questo è, vedete come è mater, patria e magister, è questa triade educativa. Ora, se noi andiamo avanti, vediamo che effettivamente il 68, e questo ce lo fanno vedere con una vignetta di francese, ha presentato dei notevoli problemi. Cioè, vedete come è stata ribaltata la situazione? Cioè, è stato rotto, spezzato un circolo, no? L'alleanza tra genitori e insegnanti. Pensate che si viene a chiedere, si va dall'insegnante e si chiede: tu come hai, ti sei permesso di dare l'insufficienza mio figlio? Vedete che questo problema è arrivato oggi veramente all'estremo. Ma la scuola, ed è questo il motivo che io sono in due lati, io mi occupo proprio di questo, oltre ad essere padre di famiglia, con quattro figli, mi occupo proprio di insegnanti, di patologie professionali degli insegnanti. Gli insegnanti ad oggi presentano delle patologie professionali che non sono più le disfonie croniche, le laringite, sono patologie psichiatriche. Questo è un esempio, uno studio comparativo che è stato pubblicato su Medicina del Lavoro. La parte azzurra sono i problemi psichiatrici degli insegnanti. E voi vedete che sono quelli che ce l'hanno di più rispetto alle altre professioni, personale sanitario, per fare problemi di gruppo e via. Per andare velocemente, vi faccio vedere che le patologie psichiatriche sono del 64%. Se io faccio un confronto, per esempio, scusate, questo è un altro confronto che volevo far vedere prima, è di 5-1, di patologie psichiatriche contro le disfonie croniche degli insegnanti. Cioè oggi gli insegnanti che noi vediamo nel collegio medico di verifica hanno patologia psichiatrica all'84%, la restante parte sono tutte le altre patologie. Quindi è drammatico il frutto del 68. Il 68 cosa ha portato? Lo vedremo dopo. Ha portato i decreti delegati con la riforma della scuola del 74, dove praticamente l'insegnante è stato completamente esautorato, diventa uno schermo per i ragazzi. Questa è stata la copertina dell'Espresso che è stata dedicata ai miei lavori, ai tempi. Questo è il libro che ho scritto recentemente, Pazzi per la scuola. Oh, questo per dirvi la situazione qui della scuola. Quindi la scuola è stata malmenata, non che la famiglia non lo fosse, però la famiglia si era decisamente arroccata. Cosa è successo nel contesto? Cosa possiamo vedere più chiaramente? Noi possiamo chiaramente vedere che se continuiamo nel parallelo col 68, vediamo questa realtà, e cioè abbiamo da subito uno scontro, vediamo, tra generazioni, che abbiamo già detto, con attacco generi per quanto riguarda la situazione delle agende, del ambiente. Il secondo punto, nel 68 si sputò ai maggiorenni, furono le università i luoghi della rivolta, mentre oggi si parte con l'indottrinamento dei minori, cioè ci sono le scuole materne, ci sono i libretti che girano, no? Cioè, la storia di Piccolo Uomo, la storia del pinguino e tutte le varie e amenità varie. La scuola è diventata da obiettivo nel 68 a scuola oggi come strumento. Si vuole rifare l'indottrinamento a partire dal piccolo, dalla scuola, quindi dall'infanzia. La simmetria educatore e insegnante, cioè la simmetria che c'era tra genitore e figlio, insegnante e studente, era il pretesto per andare alla battaglia. Oggi c'è la nuova ideologia del genere, cioè non c'è la differenza
Addirittura io penso che se io dicessi una donna mi dichiarerebbe, diceva per prima padre Capone, ha accennato, ha citato una frase di Simone de Beauvoir, però ha tracciato secondo me la parte più drammatica, no? Perché questa così, quella che ha citato padre Capone è questa, dice donna non si nasce, Dio si diventa, nessun destino biologico, economico definisce l'aspetto che rimette in secondo la società la femmina del mondo. E poi ecco la parte conclusiva, che secondo me è veramente offensiva. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che si chiama donna. Se uno lo dicesse direi come questo, giustamente, però l'ha detto la Beauvoir. Vietato vietare, discriminazione, vedete, LGBT. LGBT è stato detto anche qua dalla professoressa De Rossi prima, c'è una cosa, lei insomma ha accennato a Kinsey. Chi era Kinsey? Perché secondo me è importante Kinsey, che era colui che ha scritto il cosiddetto del 48 e poi del 53, il rapporto sulla vita sessuale dell'uomo, il rapporto sulla vita sessuale della donna, portando quelle teorie. Kinsey non era un medico, Kinsey era un entomologo. Io credo che molte persone in sala non sappiano cosa sia un entomologo. L'entomologo è colui che studia gli insetti. Allora si vede che poco soddisfatto da quanto aveva ricavato gli insetti, è andato a studiare l'uomo e la donna e il rapporto sessuale. Che cosa? Qual è la conclusione di Kinsey? Questa è importante, interessante. Arriva alla conclusione dicendo: la sessualità è in realtà un percorso che ha due estremi. Un estremo è la eterosessualità e l'altro estremo è l'omosessualità. Perciò il punto di mezzo è la virtù, è nella bisessualità. Queste furono le conclusioni a cui Kinsey arrivò. Altra cosa molto importante, e qui torniamo indietro negli anni, partiamo del 58. Nel 58 viene scoperta la pillola, che è la pillola anticoncezionale, che poi viene commercializzata in America negli anni 60, 1960. Questo Pincus fu lo scopritore della pillola. Nel 58, pensate che cosa successe nel 58, 68, 78. Nel giro praticamente di 20 anni, che cosa succede? Allora Pincus scopre la pillola e con la scoperta della pillola viene separato per la prima volta l'attività sessuale dall'attività procreativa, quindi viene promosso il sesso senza riproduzione. Ora passano 10 anni e si arriva al 68. Nel 68, quindi 68 è l'anno della rivoluzione sessuale, della contestazione studentesca, anno drammatico, se volete, anno di anche fermento sociale più drammatico, era stato appena concluso qui a Roma il Concilio Vaticano II nel 65, ci si attende da Paolo VI lo sdoganamento della pillola. Invece Paolo VI, con grande sorpresa, il 25 luglio del 68 dice: signori, non è qualche cosa che si può demandare voti della maggioranza, perché insediamo una commissione prima dei 60 che poi è diventata il 75, 75 esperti, dice, la votò a sé e disse no, con l'umanità. 25 luglio del 68, quindi aveva detto Pincus nel 58 la pillola. 68 Paolo VI dice no con l'umanità all'utilizzo della pillola per i cattolici, e si arriva al 78 perché Paolo VI lo motivò con una dichiarazione, disse: non può essere disgiunto l'atto procreativo dall'atto unitivo. La cosa interessante è che fu profetico, perché poi esattamente 10 anni dopo, ma nello stesso giorno, 25 luglio del 1968, viene sancita definitivamente la separazione dell'atto procreativo dall'atto unitivo. Nasce Louis Brown, ad opera di Edwards, che è quello che viene premiato con la fine della procreazione medicalmente assistita. Diceva anche prima la dottoressa De Rossi, magari io dico adesso perché poi magari mi dimentico, tutto questo, guardate che tutto questo, l'ideologia del genere, l'omosessualità,
a tutte queste persone che lo portano avanti e manipolano. Non gliene può fregare di meno, come dite voi. Non gliene può fregare di meno. Quello che importa loro è il commercio, il business che sta dietro, tutto, la procreazione. Quindi, si sta facendo tutto questo in nome di un maledetto business, in nome, noi lo chiamiamo mammona. Va bene, vado verso la conclusione dicendo ancora, è stato detto prima, distruzione della famiglia patriarcale, si voleva nel 68, oggi pensate alla strategia come cambia. Si vogliono gli stessi diritti per una che non è famiglia, cioè ci si vuole sposare, si vuole riconoscere. E tutte queste cose qua, e pensate ancora una volta, veramente è un cambio di strategia, la strategia, lo metti ultimo, è sempre la distruzione della famiglia patriarcale. Strategia di piazza era nel 68, le piazze sono state riempite, oggi la strategia è subito ai silenti, sono in pochi, molto organizzati, ben finanziati. Prima si coinvolgevano le masse, oggi appunto ci sono questi sparuti gruppi, sono delle minoranze, è LGBT, ma quanti sono LGBT? 0,5%, loro dicono 3%, ma comunque fosse anche 3%, sono minoranze. Poi ancora, allora le riforme vengono fatte poi con le maggioranze parlamentari. Oggi invece si fa con l'esclusione della politica attraverso burocrati, funzionari, che possono essere quelli che stanno facendo. Ma voi sapete, no, che è scritto la strategia che è stata impugnata con la difida dei giuristi per la vita, la strategia Fornero e LGBT, è stata fatta appunto da scritta da Fornero, la Fornero non ha mai avuto un voto, ha fatto parte di un governo tecnico, un governo, poi è stata parlata questa strategia quando il governo era in ordinaria amministrazione, non è mai stato sottoposto a un solo singolo voto un provvedimento che riguarda eccetera eccetera, che ci sta tirando fuori una. Non lo sta facendo, per la verità uno c'è, ma è stato infilato nelle maglie di un decreto che è il finanziamento della scuola. Pensate allora, avete visto che ho detto come si è aggarata la scuola, come stanno male gli insegnanti che hanno fatto oggi gli insegnanti? Ebbene, pensate che c'è un decreto 81 del 2008, che è sulla tutela della salute dei lavoratori che applicava la scuola ed è operativo dal 1 gennaio 2011, la scuola, il governo non ha stanziato un singolo euro per tutelare i milioni docenti e fa a loro veramente una fila di prevenzione. Zero. È stato. Sono stati invece trovati 10 milioni di euro messi nelle mani del decreto 104 del 2013 per fare indottrinamento ideologico sugli insegnanti. Thank you.
Ma il problema è che le quote viola, adesso ci saranno anche le quote viola, perché si fa la battaglia sui generi, che sono due, e si, questo è il Parlamento, però il Parlamento fa finta di nulla, fa finta del fatto che non esista, se ci sono gli LGBT è giusto che facciamo almeno altre, altre tre o quattro quote. L'altra cosa che così, e credo che anche i giovani possano essere interessati, perché si parla, c'è un'intervista a Cristiano Del Re che canterà al prossimo festival di Sanremo una canzone, lui diceva io faccio questa dedicata a mio padre e il titolo è la canzone è Invisibili. Allora con le sopra io veniva a parlare del 68 e lui diceva ma io sento lui è del 62, io sono del 61, quindi siamo coetanei. Lui disse invisibili, ma cosa vuol dire che invisibili? Invisibili eravamo noi figli, perché c'erano anche i padri, i genitori che protestavano nelle piazze, e quindi poi dice anche questo giustifica in parte la mia storia di eroina e altre cose. Un'altra curiosità che credo che sia importante dirla è questa. Vedete questa locandina? No, e anche su questo è interessante ricordare, io credo molti di noi si ricordano, almeno della nostra generazione, anche più un pochino più anziani, si ricordano di questo film, dello scandalo che fece Ultimo Tango a Parigi. In particolare ci fu la scena della sodomizzazione da parte di Prato di questa povera diciannovenne, la ragazza, la Mary Schneider. La Mary Schneider che è morta nel 2011 all'età di 59 anni, ha avuto veramente una vita infelice, poveretta, perché dopo aver girato questa pellicola è stata un anno di rivieni fra ospedali psichiatrici, ed è morta sola nel 2011, quindi la ricorderemo con padre Capone anche nelle nostre preghiere. Brando saprete sicuramente di più, ha avuto tre matrimoni, una vita un po' da maledetto, ed è veramente importante quanto lui poi faccia una delle sue tre mogli, che alla fine al terzo matrimonio lui si era stabilizzato, però nel contempo aveva avuto tre figlie dalla governante ulteriore, quindi una stabilizzazione un po' particolare. Ecco, mi interessava perché ci parli dell'ultimo tanto a Parigi, perché l'ultimo tanto a Parigi in questa scena, nella scena clou, nella scena terribile, perché poi il film è terribile, lei uccide lui il film alla fine, proprio in questo non rapporto. Ebbene, cosa dice Brando? Brando, proprio in questa scena, c'è la somma di quello che viene l'attacco proprio alla famiglia, al doppio, sia nel senso utilizzato proprio come espresso nei confronti di questa ragazza che viene sodomizzata, sia nel fatto che durante la sodomizzazione, andate a vedere, ci sono su YouTube, c'è questa scena, recita, che è la cosa che mi impressiona, Brando dice a lei, voglio farti un discorso sulla famiglia, ripeti con me, e lei inizia a ripetere, santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini, inventata per aiutare i selvaggi alla virtù, dove i bambini sono torturati fin dalla loro prima bugia, la libertà viene spezzata dalla repressione ed assassinata dall'egoismo, e poi chiude all'inglese, e non traduco, è fatte famiglie. Chiude così, quindi come vedete, è tutto, siamo nel 72, come esce in Italia il film viene sequestrato, nel 76 viene decretata la distribuzione della pellicola, oggi è un film caro. Chiudo con due cose, vi ho già detto di come fu profetico Paolo VI, ci siamo, abbiamo detto prima, sesso separato dalla procreazione, oggi procreazione separata dal sesso, sia per un business spaventoso, sia per un business spaventoso, i figli non avranno più un padre o madre, saranno solamente dei tamagotchi, così, questa è la... Paolo VI, seguito poi dopo Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, nella famiglia di sponsorio, nell'81, altra frase profetica, quello dico un po' frustante.
frustandovi e frustandovi. Dice Giovanni Paolo II: cara famiglia, partecipa alla vita politica e sociale del paese, altrimenti ti troverai ad assistere quei mali, ti troverai a vivere, a subire quei mali cui ti sei limitata ad assistere. Ebbene, voglio concludere con un messaggio di speranza, perché ovviamente non possiamo pensare che questo non ci sia, e dicendo: guardate che il patto generazionale, veramente molti politici ne parlano, ma il patto generazionale, vedrete che amano i politici, si fa in famiglia. Esempio, per la previdenza, sulla previdenza nessuno sgancia nulla, ma io posso sganciare qualcosa a mio figlio, e quindi io sono convinto che se noi lavoriamo attentamente sulla famiglia, la presidiamo, e non è contro gli altri, contro nessuno, anzi a favore di questo. Io dico anche a questi ragazzi: attenti a non essere manipolati, perché ci vogliono fare solamente sui quadrini, ma la speranza c'è. Cioè, e chiudo con questa diapositiva che mi sembra interessante.